Non solo Expo per Confagricoltura, che a Expo delle Idee, organizzata all'Hangar Bicocca di Milano, ha presentato il programma di iniziative parallele all'Esposizione Universale per presentare il nuovo modello di agricoltura sul quale il mondo agricolo punta per trainare il paese fuori dalla crisi. Confagricoltura vuole promuovere l'agricoltura che sa coniugare tradizione e innovazione in maniera tale che l'agricoltura diventi veramente un motore dell'economia, come spesso si dice, ma troppo spesso ci si dimentica. Tra le iniziative fuori Expo, un progetto per la rinascita della vigna di Leonardo a Milano e un protocollo d'intesa con il Parco Tecnologico Padano per mostrare come l'agricoltura del futuro riuscirà a fronteggiare la scarsità di risorse mantenendo elevato il grado di produttività. Aspetti particolari che dimostrano come la nostra agricoltura italiana lavori sempre con un'attenzione all'importanza dell'innovazione, che è poi la cosa fondamentale per riuscire a soddisfare le richieste del pianeta. Il mondo agricolo italiano guarda l'Expo come un'opportunità per mostrarsi al mondo e per candidarsi come protagonista di una sfida che riguarderà il futuro dell'intero pianeta. Sarà interessante monitorare durante l'Expo se le nostre idee riceveranno conferma e contamineranno anche gli altri paesi. Alla fine dell'Expo io mi auguro che ci ritroveremo ancora per progettare il futuro veramente sulla base dell'esperienza dell'Expo stesso.